19 giornate, Napoli campione d'inverno, a voi l'editoriale di Umberto Chiariello. Buonasera, ben ritrovati. È evidente che Napoli festeggi e ci sia soddisfazione a tutti i livelli, visto che il Napoli sembrava uscito dal radar dei grandi pronostici. È vero però quello che ha detto Gonzalo Higuain. Il Napoli è arrivato primo in classifica, ma non ha fatto nulla, non sono questi i titoli che ci interessano. Perché il titolo di campione d'inverno è platonico, ma che soddisfazione, visto che il Napoli ci è arrivato nella sua storia 3 volte, dicasi 3. In uno perse uno scudetto il primo maggio maledetto dell'88, lo ricordiamo tutti. Quel Napoli era stellare, forse il più grande Napoli di sempre fu quello che non vinse, come la più grande Juventus di sempre fu quella che perse ad Amburgo. A volte le più grandi squadre di sempre non vincono, contrariamente a qualcuno che pensa che sono le vittorie ad assegnare la grandezza nello sport. Se ricordiamo la grande Ungheria del 54, quella di Puskas, quella che mutuava la Honved in nazionale, o la grande Olanda del 74, quella che trasformò praticamente il calcio dall'epoca, se vogliamo, pionieristica a quella atletica di oggi, che portò in nazionale l'Ajax 3 volte campione d'Europa. E quella nazionale non vinse. Il Napoli non vinse quello scudetto, ma ne ha vinti 2 nell'epoca Maradona, che oggi è il primo tifoso del Napoli. Quelle 2 volte il Napoli è stato campione d'inverno. Dopo 26 anni, e cominciamo a snocciolare i numeri della serata, il Napoli taglia il traguardo platonico di campione di mezza stagione. Vogliamo fare un po' di numeri? Bene, l'89 è l'anno dell'ultima volta in cui abbiamo detto il Napoli ci è arrivato a questo titolo platonico. 90 non è l'anno dell'ultimo scudetto solo, sono gli anni del Napoli, perché il Napoli è nato nel 1926. 57 sono gli anni di Sarri, che dopo una trentennale carriera spesa in tutte le categorie, partendo veramente dalle più basse, cioè la prima categoria. Voi sapete, gli amatori del calcio lo sanno, che il calcio amatoriale parte dalla terza, seconda e prima categoria, prima ancora di cominciare con i dilettanti. E a 57 anni questo signore, tabagista convinto, si trova in testa alla classifica. 63, pensate, il Napoli da quando è partita la stagione con Mastro Sarri alla guida, il curato di campagna come qualcuno l'ha definito, o il maestro di campagna come l'ha definito Caressa in un suo editoriale in cui sposò la linea Sarri, ebbene il Napoli ha segnato 63 gol, 38 in campionato, prima del torneo, per gol fatti. 22 in Europa League, record europeo della stagione. 3 nell'unica partita di Coppa Italia quando ha travolto il Verona. Ma ne ha subiti pochissimi. In 26 partite ha subito una squadra che l'anno scorso solo in campionato aveva preso 54 gol in 38 partite e 70 in stagione passa, ha subito 17 gol, di cui qualcuno ininfluente, e di cui 6 solo nelle prime 3 partite. In campionato 15, terza difesa, ma c'è la Juventus che deve ancora giocare, che è seconda a 14 e prima l'Inter a 12, mica lontana. Terza difesa del campionato. Minor numero di sconfitte, solo 2 in stagione. Su 26 partite, 19 vittorie, 5 pareggi e 2 sole sconfitte. Da 23 partite il Napoli fa risultati straordinari, 19 vittorie in 23 partite. I suoi 6 moschettieri di davanti ne hanno fatti di tutti i colori. Higuain 20 gol a metà stagione, va per i 40. Se chiudesse al raddoppio, 36 reti sarebbe il record della Serie A. Anche oggi una doppietta con un gol fantasmagorico. C'è un Gabbiadini che gioca pochissimo, già 6 gol in stagione. Callejon, che non segna in campionato, ha già 6 gol in stagione. Mertens ne ha 7.
e Hamsik, sollecitato dal suo allenatore a tornare lo stoccatore che era, e da 3 partite consecutive che va a segno. 4 gol in stagione anche per lui, anzi 5 compreso quello di Coppa. E Insigne, esploso quest'anno, 9 reti, di cui 8 in campionato, con ben 6 assist. Parliamo di una squadra dai numeri straordinari. Pensate che oggi sembrava il Barcellona, nel primo tempo il Napoli ha realizzato qualcosa come, quanti passaggi? 345 passaggi nel solo primo tempo, in 45 minuti. Ha annichilito il Frosinone. E sarà pure una squadra che retrocederà, che se la sfanga, ma il Matusa ha dato fastidio, la Roma lì ci ha vinto grazie a un rigore non dato. Cioè, voglio dire, questo Napoli sta facendo cose davvero straordinarie. Nella giornata Hamsik festeggia le 300 partite con Napoli e a 11 da Moreno Ferrario, grande bandiera azzurra, terzo nella graduatoria di sempre, ha scavalcato Cavani nei gol in campionato 79 a 78 e sta a 2 gol da Maradona 81 per inseguire Wojak, il primo in assoluto, cioè un pezzo di storia di questo Napoli con gol alla sua maniera, cost to cost. Stasera avrei veramente poco da dire se non mettermi da parte e godermi con soddisfazione quanto avevo, per fortuna mia, previsto. Che il Napoli non si sarebbe ridimensionato passando da Benitez a Sarri, ma che anzi questo Napoli sarebbe migliorato. E mi rimangono nella mente le parole di un grande uomo di calcio, che non tutti voi avete capito, Rosario Rivellino, il quale mi disse l'anno scorso, qui da questo salotto, io vorrei vedere gli stessi difensori, gli stessi allenati da Sarri, per fare un esempio, disse. Mai previsione fu più azzeccata. Avete visto che sono diventati Albiol e Koulibaly sotto la mano sapiente di uno che lavora in campo come un dannato e che sa organizzare la squadra come si deve? Bene, sono risultati sotto gli occhi di tutti. Allora stasera c'è veramente poco da aggiungere, se non che adesso viene il difficile, come accadde a Bologna. Adesso il Napoli si è ripresa la testa della classifica e adesso deve dimostrare di non avere quei vuoti d'aria che ha mostrato il giorno dopo la vittoria con l'Inter. La dimostrazione di oggi è stata una dimostrazione di grande, ma di grande forza, di grande presenza mentale, di grande coscienza di sé. Però adesso la palla passa al presidente, perché oggi c'è un uomo che può decidere le sorti di questa squadra. Giustamente non bisogna stravolgere nulla, giustamente non si può rovinare uno spogliatoio che è unito, compatto e vincente, ma servono quegli innesti giusti che permetteranno a Sarri di arrivare fino in fondo su tutti e 3 i traguardi, perché cromaticamente ha frenato la viola, anzi è franata la viola, sono frenati i nerazzurri, ha strafrenato la squadra giallorossa, splende l'azzurro questa sera a Napoli. E come ha detto Beppe Iodice in un tweet simpaticissimo, è strano che nel paese del sole si è campione d'inverno, magari è un tempo che assomiglia a maggio, e chissà che non sia vero che a maggio ci troviamo ancora lì. Forza Napoli sempre. Buonasera. L'applauso dello studio. C'è un altro tweet di Sosa, Pampa Sosa, che ha detto che ora Higuain vale, non so leggerlo, 5.430.859.430.831 miliardi di eurissimi. Cioè non ha valore, non questo ha valore. È un prezzo incommensurabile. E questo è il modo in cui invece Maurizio Sarri festeggerà il suo compleanno. Lo vedete su Twitter con il regalo molto gradito ricevuto dalla squadra, la maglia del Napoli firmata naturalmente da tutti i giocatori. Lo stesso Sarri ha aggiunto: festeggerò stappando il vino che mi ha regalato il presidente Aurelio. Ha detto che ha avuto un bel vino, eh.